Per le spalle. Innanzitutto benvenuti a tutti. Io mi scuso però con tutti perché, come vedete, sedie, ahimè, non sono sufficienti. Del resto abbiamo portato anche quelle dell'archivio, più di questo non abbiamo. Per cui veramente vi chiedo scuse dal profondo del cuore, ma non siamo riusciti a procurare sedie per tutti. Ma anche perché la vostra presenza indica da una parte il grandissimo interesse per il tema di cui parleremo in questi tre incontri, ma è anche un interesse superiore a quello che ci aspettavamo. Quindi diciamo che è una cosa positiva, in fondo, è un problema felice, però non è tanto felice per chi, ahimè, deve restare indietro. Veramente mi scuso proprio dal profondo. L'introduzione adesso poi la farà il professor Maggia. Io vorrei solo accennare a un paio di cose, perché sono queste. Vorrei in poche parole fare solo un minimo di promozione di una serie di eventi, di altre iniziative che prenderemo come Archivio Storico Olivetti nelle prossime settimane. Questo è questo ciclo, lo conoscete perché siete qui e quindi siete interessati a seguirlo, che si svolgerà mercoledì prossimo e poi anche l'altro mercoledì, ma subito dopo, il 6 e il 13 di novembre, al Cinema La Serra proietteremo in due serate una cosa un po' strana, che abbiamo chiamato Filmantologia. È un filmato che assembla una ventina di filmati storici olivettiani che sono stati proposti da Adriano Bellotto, che sicuramente tutti conoscerete, in modo tale da farne una specie di colossal della cultura olivettiana. Lo proporremo in due serate, nella prima verrà anche Ugo Gregoretti, che è rimasto entusiasta di questa iniziativa e di questo, diciamo, colossal olivettiano. Le prenotazioni per questo filmato inizieranno lunedì prossimo, lunedì 21. In seguito, cioè il 16 novembre, qui nella villetta, quindi nella villetta Casana, inaugureremo una mostra che durerà tra l'altro fino al 22 dicembre, una mostra per celebrare i 100 anni di Natale Capellaro. Questa mostra sarà significativa perché ci sarà l'apporto di collezionisti, di antiquari, che porteranno anche arredamenti d'epoca e questa mostra intende celebrare i 100 anni appunto della nascita di Natale Capellaro e verranno presentati i prodotti, poster e altro materiale proprio per dare enfasi a uno dei personaggi più illustri della storia olivettiana. Infine, un convegno per ricordare Pier Giorgio Perotto, dato anche questa iniziativa ha quello scopo, ma adesso poi ve ne parlerà sia il professor Maggia come anche l'ingegner Borienzo. Questo convegno che si svolgerà all'IDI, all'International Design Institute, Interaction Design Institute, scusate, e questo convegno avrà come tema dall'Elea alla programma 101, una storia italiana. Si svolgerà il sabato 23 novembre e qui siete ovviamente tutti invitati. Chiudo dicendo semplicemente che troverete nei vari posti, ma chi non l'avesse ricevuto è pregato poi di chiedercelo, una scheda. In questa scheda noi abbiamo chiesto, chiediamo i vostri indirizzi perché ci piacerebbe poi regolarmente inviarvi le nostre cartoline di invito alle nostre iniziative, quindi vi pregherei, se ovviamente non avete nulla in contrario, di lasciarci questo indirizzo. Ultima cosa, c'è la possibilità anche di prenotare, volendo, il filmato che adesso abbiamo spento, ma il filmato sull'Elea 9000, ne faremo un certo numero di copie in funzione dei richiedenti. Quindi chi vuole può richiedere, prenotare questa copia che poi vi faremo avere in qualche modo. Io ho chiuso dal punto di vista, chiamiamolo, organizzativo e anche come anfitrione di questa iniziativa. E vi ringrazio e chiedo ancora scusa a chi purtroppo è in piedi. Professore, a lei. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti. A me spetta semplicemente il compito di, come scritto sulla scheda di invito, di inaugurare questo ciclo di conferenze, quindi non desidero portare via troppo tempo al primo relatore, l'ingegner Borriello. Mi permetterei solo di dare alcuni elementi di riferimento che poi potranno essere ripresi ed eventualmente ampliati nella sede del convegno che è stato testé annunciato per il 23 novembre dal dottor Pacchioni. Questo ciclo di conferenze e il convegno medesimo intendono anche porsi come un momento di ricordo dell'ingegnere Pier Giorgio Perotto, che è mancato purtroppo dolorosamente per tutti noi un po' meno di un anno fa, potremmo addirittura dire qualche mese fa, e la cui scomparsa appunto ci ha dolorosamente colpiti perché è venuto a mancare uno dei grandi protagonisti della storia dell'elettronica in Oriente. E tuttavia queste iniziative non intendono, come dire, incentrarsi sulla figura di Pier Giorgio Perotto, certo, ne costituirà una parte essenziale, tuttavia, come dire, si intende onorare la memoria di uno per ricordare i tanti che hanno contribuito alla storia dell'elettronica, usiamo questo termine in senso un po' generico, in Olivetti. Che cosa c'è di scritto fino ad oggi su questa vicenda? Permettetemi solo di dare qualche elemento, perché è significativo, perché per certi versi, non dobbiamo nascondercelo, la vicenda, alcune vicende dell'elettronica in Olivetti sono poi anche state per qualche anno volutamente rimosse a seguito appunto della dolorosa cessione della divisione elettronica nel 1964 alla General Electric. E dunque il primo libro che uscì, pubblicato presso Einaudi, che più un libro di ricostruzione storica era un pamphlet di accusa nei confronti, diciamo, della classe dirigente italiana a tutti i livelli, dal governo alle parti sociali, come si usa dire, al mondo imprenditoriale stesso, e quello di Lamberto Soria, proprio sulla divisione elettronica Olivetti. Un'occasione mancata. Poi per molto tempo non ci sono più stati studi su questo argomento, fino agli inizi degli anni 90, quando per iniziativa della Fondazione Adriano Olivetti è stata promossa una ricerca a più mani, poi pubblicata da Bollati Bringhieri nella collana della Fondazione stessa, curata da Anna Kunzer, in cui c'è un saggio particolarmente rilevante a questi fini di Guido Sacerdote, uno dei protagonisti della storia dell'elettronica, e di Francesco Ranci, un giovane studioso che gli venne affiancato all'epoca per dargli una mano nelle ricerche, in cui per l'appunto si riprende un pochino questa storia. Infine, terzo testo di cui noi disponiamo è quel bellissimo, seppur sintetico, libro dello stesso Pier Giorgio Perotto sulla Programma 101, pubblicato da Sperling e Kufer alcuni anni fa. Già in questi libri però noi possiamo vedere affacciati sostanzialmente quelli che sono i due momenti simbolo di un processo di trasformazione, di innovazione, di diversificazione che l'impresa Olivetti affronta tra l'inizio degli anni 50 e poi gli anni 60 e quello che sarà al di là delle vicende contrastate della storia societaria medesima. Primo grande appuntamento che viene, come dire, conseguito, che viene la prima grande realizzazione, è nel novembre del 1959, quindi potremmo dire un trimestre prima, solo tre mesi prima della scomparsa di Adriano Olivetti, con la presentazione in Milano all'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi dell'ELEA, il primo grande elaboratore elettronico, non solo italiano, ma secondo quanto sostengono i tecnici, gli addetti ai mestieri, coloro che di queste cose ne sanno più di me, sostanzialmente era alla pari se non superiore ai modelli stranieri, soprattutto statunitensi, presenti all'epoca. Poi, come dicevo, ci sono tutte queste vicende della divisione elettronica, la crisi dell'Olivetti del 1964, la combinazione societaria con la General Electric, la nascita della OSC, quella che si chiama la grande elettronica, la divisione elettronica, che trasmica verso un'altra società. Ma
nelle more di questo processo per piede, e poi ce ne vanno a raccontare, una parte di coloro che l'Inter avevano prestato la loro opera nella divisione elettronica rientrino Olivetti, e quindi arriviamo poi piuttosto rapidamente, assai rapidamente, come ci ricordava recentemente l'ingegner Beltrami nel corso della prima di una serie di interviste che col dottor De Marchi stiamo realizzando per pervenire proprio a un libro in cui tutte queste vicende siano riprese, un libro di testimonianze in cui queste vicende siano riprese e condotte con, diciamo, continuità, con un filo di continuità dall'inizio degli anni 50 fino sostanzialmente al 1978. Ebbene, quest'altro momento simbolico appunto è nel 1965 la comparsa della programma 101, realizzata peraltro assai rapidamente. Nel 1964 si cede la divisione elettronica, qualcuno resta, e però nel giro di un anno, testimonianza però di un lavoro cominciato già in precedenza nei laboratori, nei centri di progetto, nei centri di produzione, che appunto si imperniavano su Pregnana, Borgo Lombardo, più tardi Caluso, eccetera. Qualche ulteriore considerazione giusto per terminare, per dare un senso. Questa dell'elettronica Olivetti è una storia che comincia piuttosto per tempo, agli inizi degli anni 50, potremmo dire addirittura sul finire degli anni 40. Sono cose che molto probabilmente le persone qui presenti conoscono meglio di me, ma le ricordo perché è giusto ricordare. Alla fine della guerra e negli anni immediatamente successivi, che cos'è l'Olivetti? Beh, è un'impresa che certamente, come dire, ha affermato una sua presenza autorevole in campo produttivo e soprattutto sui mercati mondiali delle macchine per scrivere, con tutta una differenziazione di prodotto dalle standard, con anche grandi successi e qualche momento di pausa, come ad esempio tra il 45 e l'anno invece della comparsa della Lexicon. Poi, con una certa fatica, è diventata, e lo diventerà ancora di più negli anni 50, probabilmente il maggior produttore europeo, il più apprezzato almeno dal punto di vista tecnico, di macchine da calcolo. L'avventura che comincia nel 1932 e che secondo l'ingegner Martino è quella che fa transitare la Olivetti dall'industria meccanica. Benzio Martini diceva che le macchine per scrivere, tipo la M40, di cui lui si era occupato, in fondo era una meccanica già abbastanza raffinata, ma che non si poteva ancora considerare autenticamente una meccanica di precisione. Traguardo che invece viene raggiunto poi appunto con le macchine da calcolo. A partire dal 1937 e in conseguenza, come impulso per via delle sanzioni applicate all'Italia, dalla Società delle Nazioni, la Olivetti congegna, per la progettazione del dottor Massimo Olivetti, dell'ingegner Beccio, la prima telescrivente, la T1, che ha ovviamente finalità di servizio pubblico, cioè dell'amministrazione statale, e anche applicazioni di tipo militare, sia per l'esercito che anche per la marina, quando le navi sono attraccate. Alcune altre iniziative minori sono nel frattempo state prese, ma di grande rilevanza, sempre per la storia del design olivettiano, l'inizio della produzione di mobili per ufficio, che poi c'è tutta la storia della sintesi che andrà avanti, e non va dimenticato che ad esempio a metà degli anni 50 l'insediamento Olivetti a Caluso, dove poi andranno le produzioni dei calcolatori, degli laboratori elettronici, avviene mediante la costituzione della SADA, la Società Anonima Duplicatori Affini, cioè quello che potremmo considerare, sia pure una tecnologia tutto diversa, aprire quel segmento di mercato che poi forse farà sì, forse con molti forse, farà sì che l'Olivetti si ritenga anche impegnata in una cosa che non aveva mai fatto, cioè quella delle fotocopiatrici, sostanzialmente, che arriveranno molti anni dopo. Sostanzialmente quindi questa è un'industria meccanica che è arrivata alla meccanica di precisione. Cosa significa allora l'elettronica? Significa una straordinaria capacità anticipatrice, cioè un'impresa, in qualche modo, molto presente alla meccanica di precisione, che ha affrontato già l'avventura delle telescriventi, decide di cimentarsi anche una tecnologia completamente nuova per la sua storia, che è quella dell'elettronica. Per dire la verità bisognerebbe anche ricordare che la necessità di laboratori elettromeccanici era già presente, e infatti all'inizio degli anni 50 viene anche costituita, cosa che spesso si tende a dimenticare, la combinazione, la joint venture tra la Boulle, mi è stato insegnato, non bisogna dire alla francese Boulle, perché il
nome invece è scandinavo, bisogna dire Bull più correttamente, però Olivetti è la Bull, e che si propone la commercializzazione di questi laboratori elettromeccanici, peraltro diciamo, di fabbricazione, di progettazione francese. Quindi, come dire, la sensibilità, la necessità di pervenire a delle macchine di elaborazione di maggiore potenza di quanto non potesse consentire una calcolatrice, una macchina contabile tradizionale, era evidentemente già presente. Ma nonostante che questa sia ancora una combinazione commerciale che ha per protagonista, diciamo, per oggetto, un prodotto di tipo elettromeccanico e non elettronico, ecco che noi cominciamo la storia che poi adesso di cui l'ingegnere Boiello ci narrerà, come dire, le scatoligine. Si pongono anche dei problemi di interpretazione, perché non c'è dubbio che dal punto di vista strettamente cronologico le prime esperienze vengono condotte, qui le date discordano un po' a seconda delle testimonianze, perché come archivi su questo è rimasto molto poco. C'è chi dice che l'esperienza di Canada nel Connecticut cominciano nel 1952, ci sono delle testimonianze di collaboratori di Dino Olivetti che parlano già addirittura del 49. Parrebbe anche di una certa rilevanza il fatto che, oltre all'intuizione di Adriano, all'impegno successivo di Roberto Olivetti in questo campo, Dino Olivetti, che durante la guerra era rimasto negli Stati Uniti, e dopo un periodo di internamento a Trinidad Tobago, aveva poi potuto, gli era stato consentito di lavorare, aveva lavorato nell'industria aeronautica americana, già in qualche modo aveva visto, come dire, avanzare appunto il mondo dell'elettronica. Da qui appunto l'iniziativa di New Canon, ma qui appunto, ripeto, si pone un problema, su cui credo poi Gian Borriello saprà essere molto più esauriente di me, se ci sia un filo di continuità tra quello che è stato fatto negli Stati Uniti e quello che invece viene poi realizzato in collaborazione con l'Università di Pisa, poi Barbaricina, poi tutta la poi diciamo gli inizi di Borgo Lombardo e Pregnano. Ed è quindi una storia che però nel giro di pochi anni, che noi vogliamo cominciare da New Canon, 49 o 52 a seconda delle testimonianze, che vogliamo invece cominciare invece dalla collaborazione con l'Università di Pisa, è una storia che se noi vediamo ha quasi dell'incredibile, perché nel giro di pochissimi anni si arriva appunto a quel novembre 1959 in cui il grande laboratorio elettronico viene presentato alle massime autorità della Repubblica, rivestito con una veste, con un design impeccabile di Sozzas, che poi come dire, è stato fatto vedere da tutte le parti, lo si trova ancora nelle mostre, le fotografie, eccetera, quella magnifica console, quel quadro di comando, quei grandi armadi. E poi comincia una storia del 1958, ufficialmente c'è la costituzione della divisione elettronica sotto le dipendenze dell'ingegner Beltrami, così almeno recita di curricula e le disposizioni organizzative che noi abbiamo trovato, poi può darsi che qualche imprecisione ci sia questa storia. Vorrei però semplicemente mettere le mani avanti, perché alla fin fine, come dire, siccome la storia a volte la si costruisce guardando ciò che poi è avvenuto, è evidente che l'Olivetti poi con l'andare degli anni è diventata una industria, un'impresa che ha avuto nell'informatica e quindi in prodotti informatici e quindi nell'elettronica, e non dimentichiamo, ma adesso non voglio portare via troppo tempo, la costituzione dell'SGS, cioè la presenza nella componentistica, una presenza che potremmo dire sotto vesti societarie diverse, continua tutt'oggi nella STM Electronics. Ecco. Però, ecco, la storia costruita sulla base di quello che poi è capitato è troppo comoda. Mettiamo solo alcuni dati. Se nel 1959, conforme a quello che ci ha insegnato Luciano Gallino nel suo libro sul progresso tecnologico ed evoluzione organizzativa di stabilimento elettrico, nella sola Ivrea, Ivrea d'intorno, voglio dire da Lie fino a San Bernardo passando per Ivrea, lavorano circa 10.000 persone. Non dimentichiamo che in quegli stessi anni le persone che si dedicano ai laboratori elettronici sono dell'ordine di qualche centinaia, e quindi non dobbiamo dimenticare quello che in fondo fu poi stravolto e usato strumentalmente per costringere la Olivetti, e su questo ad esempio Beltrami è feroce tutt'oggi, fu usato strumentalmente per costringere
costringere la Olivetti a cedere la divisione elettronica. E tuttavia sarebbe sbagliato dimenticare che in fondo le risorse per intraprendere questo cambiamento di traiettoria tecnologica, questo salto verso il futuro, che poi si sarebbe rivelato giusto, sia pure nelle vicende tormentate della società, traere le sue risorse fondamentalmente dal successo di prodotti in quei campi che ho ricordato prima. Questo va detto per onestà e questo permette anche di capire perché mentre si parla elettronica si fa ad esempio una mostra sulle macchine e su Natale Cappellare. Insomma, questo va ricondotto nei suoi giusti termini. Il che peraltro proprio non giustifica quella famosa frase detta da un grande manager italiano proprio di costringere Olivetti, che l'elettronica era sostanzialmente l'elemento pestilenziale che ammorbava la vita dell'Olivetti, eliminata la quale l'Olivetti avrebbe avuto un grande destino come produttrice semplicemente di apparecchiature di tipo meccanico. Questa è stata evidentemente una forzatura, però noi non dobbiamo dimenticare che certamente in qualche modo trovare alimento ad esempio nella composizione del fatturato di Elea, della classe Elea, si ricordava appunto Beltrami, ne vennero poi commercializzati 36, se ricordo bene, quindi non siamo su volumi eccezionali. E questo giustificò le difficoltà, certamente, di fatturato, di bilancio, di costi maggiori dei ricavi, eccetera, eccetera, che afflissero per un certo periodo la divisione elettronica. Ciò non toglie che era una strada che si sarebbe poi rivelata estremamente feconda, perché quando la General Electric subentrò in Caluso, produsse e commercializzò i lavoratori che già l'Olivetti aveva messo in cantiere e che ebbero un notevole successo, e ciò non toglie che ad esempio la SGS, anche lì con diverse combinazioni societarie estremamente complicate per certi versi un po' spiacevoli per la storia dell'Olivetti, ma poi appunto il successo e la presentazione al programma 101 dimostrano questa straordinaria e pressoché unica capacità di un'impresa di transitare da tecnologie meccaniche di precisione su cui aveva un indiscusso prestigio e predominio in campo europeo e quasi mondiale. Ricordiamo che appunto 1959 è anche l'anno in cui viene acquisita l'Underwood e quindi è l'anno di una, come dire, affermazione su scala mondiale. Chi avrà vissuto e ricorderà i titoli dei giornali dell'epoca, la prima impresa italiana che compra un'impresa americana e non viceversa, poi l'avventura sarebbe andata come andata, ma insomma è un fatto estremamente significativo. Però di lì a poco, come dire, a partire dalla metà degli anni 60, si sarebbe rivelato che questo coraggio di affrontare un campo nuovo, una tecnologia completamente differente, che non era quella su cui era nata, prosperata, vissuta e perfezionata, se non è vinta, è una strada feconda. E allora alla fine di questa storia che ritroviamo Giorgio Perotto e tutti gli altri, per quale bisogna ricordare tutto il gruppo di Pregnana, di Borgo Lombardo, di Armando Ritroso, di Barbaricina, di Pisa, eccetera, è, come dire, appunto l'intenzione di ricordare una persona per ricordare però lo straordinario gruppo di progettisti, di ingegneri di produzione, di tecnici d'officina, che seppero appunto, come dire, realizzare qualche cosa che è rimasto di unico nella storia imprenditoriale italiana. Grazie. Va bene così, sì. Buonasera a tutti, saluto e ringrazio quelli che vedo e anche quelli che non vedo, io sono dall'altra parte. Sarei tentato di offrire la mia sedia a qualcuno che non ce l'ha, ma pur essendo un altruista preferisco restare seduto così nessuno si dispiace per non aver avuto la mia sedia. Un paio di premesse molto veloci. Io non amo essere un disco e quindi cercherò di non ripetere cose che ho detto l'anno scorso a Milano. Però siccome la maggior parte di voi a Milano non c'era, e d'altronde io devo anche fare, questo è il tema che mi è stato assegnato, la storia di quegli anni che ho chiamato anni ruggenti del laboratorio di ricerche elettroniche, quindi certe cose le ripeterò. Quindi chiedo scusa a chi le ha già sentite, ma la maggioranza credo che non le abbia sentite. Avevano scelto me l'anno scorso per
iniziare il cammino, diciamo, della storia del laboratorio elettronico, perché io sono stato il primo del gruppo ad arrivare a Pisa. Io sono arrivato a Pisa il 23 ottobre, mi ricordo la data, del 55, e quindi hanno chiesto a me l'anno scorso di cominciare questa storia. Poi mi hanno chiesto di tenere questa conferenza, questa chiacchierata, meglio, che con molto piacere però. Qui accanto a me ho uno storico e questo mi mette in disagio. Come diceva Papa Wojtyła, se qualcosa sbaglio la corrigerete. Allora, io avevo tentato di concordare con il dottor Filippazzi che mi succederà tra una settimana e che avrebbe dovuto essere qui. Ho detto, guarda, allora, io dopo la chiacchierata sarò molto felice, e infatti lo sarò, di sentire le domande e di tentare di rispondere. Facciamo così, alle domande facili rispondo io, a quelle difficili rispondi tu. Il risultato è che Filippazzi non c'è. Allora, il professor Maggi ha fatto un accenno a Neil Cannon. Io non ne so molto e dico subito che non ci fu il minimo contatto tra l'LRE, Laboratorio di Ricerche Elettroniche, che a proposito si è chiamato così fin dall'inizio, ho visto, mi pare, nell'invito, c'è scritto da Pisa o da Barbaricina al Laboratorio di Ricerche Elettroniche, e il nostro primo indirizzo era Laboratorio di Ricerche Elettroniche. Dopo il primo mese passato a Pisa, lo accenerò tra un momento, Pisa città, poi siamo andati a Barbaricina e noi ci chiamavamo Laboratorio di Ricerca Elettronica, abbreviandolo LRE. Allora, perché Neil Cannon? Dunque, intanto io credo che sia stato proprio il 52, siccome queste persone sono venute poi quando eravamo a Pregnana e le hanno spalmate nei vari laboratori, qualcuno di loro è venuto con me, e la storia che raccontavano, se non ricordo male, anche se sono passati 45 anni o 40 anni diciamo da allora, era che avessero cominciato nel 52. Dunque, l'Olivetti si è mossa abbastanza presto in realtà. L'Olivetti aveva un enorme parco macchine con le Audi, e quindi questa marea di nastri era giusto che venisse. Beh, ma mi sposto io. Ah. Dunque, che venisse elaborata in maniera come allora non si poteva ancora, in assenza di calcolatori, cioè bisognava affittare, evidentemente. Noi che dovevamo fare, che abbiamo costruito l'EA con i suoi due predecessori, che erano 1003, partendo solo di rotta alla macchina, erano 1001 che noi chiamavamo la 0, erano 1002 che chiamavamo la 1V, quello spiego, e finalmente alla LEA 9003 che chiamavamo la 1T, che stava per transistor. Allora, dicevo, l'Olivetti si è mostra piuttosto presto e quindi ha fatto due tentativi, qualcuno mi ha parlato anche di un terzo tentativo qui a Ivrea, ma non so veramente nulla, lo dico e non lo dico. Allora, Neil Cannon aveva il compito di realizzare un computer, anzi non si diceva così, si chiamava un calcolatore elettronico, e credo della stessa classe del nostro, e il nostro era, per quanto adesso queste sigle non dicano nulla, ma io ricordo che era della stessa classe dell'IBM 1401, credo che anche, cioè, quindi di medie dimensioni, credo che anche il loro dovesse fare la stessa cosa. E lo hanno effettivamente realizzato, ma un po' dopo del nostro, insomma, poi sono venuti da noi. Allora, per quanto ne so, nel 1953 è stato proprio il direttore di New Canaan,
cioè Dino Olivetti era il presidente, il direttore era Mike Canepa. Mike Canepa, che ho conosciuto benissimo, appunto dopo che sono venuti da noi, cioè abbiamo anche collaborato, presenta Chu, Mario Chu, a Roberto Olivetti. Mario Chu era nato in Italia, a Roma, da genitori entrambi cinesi, credo che il padre fosse un diplomatico. Lo presenta, evidentemente ne nasce un rapporto di amicizia, per cui Mario Chu viene invitato a venire in Italia e fondare un gruppo di persone con il quale doveva realizzare il primo calcolatore italiano. Ci fu un patto, per quanto ne so. Il patto era: questa gente l'assumiamo, lavora, deve impiegare non meno di 3 anni, chiaramente Giù aveva detto pazzo, meno di 3 anni non ce la facciamo, non meno di 3 anni, ma Roberto Olivetti aveva detto non più di 5. Se ci metteranno più di 5 anni li mandiamo via, vuol dire che non ce l'hanno fatta, basta. Noi partimmo e dico subito ci abbiamo messo 1 anno e mezzo. Dopo 1 anno e mezzo il primo computer, la macchina zero, funzionava, macchina zero che poi è stata trasferita a Ivrea e ha funzionato per molti anni. A questo punto innesto innesto la mia storia, non sono capace di parlare di quella degli altri, ma della mia sì. Allora, nel 1955, nell'estate, appare sui quotidiani italiani un annuncio dell'Olivetti che cercava, nessuno ha mai capito perché con questa dizione, 3 terne di ingegneri e 3 laureati in fisica con esperienza di progetto, e qui non ricordo la parola, perché la parola che viene spontanea è elettronica, ma la parola non esisteva. Io in realtà sono laureato in elettrotecnica, però con tesi in televisione, ho cominciato a lavorare in televisione progettando televisori a Roma, dove vivevo, all'Autolox. Allora, mentre ero lì, appare questo annuncio, che io non so se avevo visto o non avevo visto, e uno zio mi ha detto guarda che c'è questa, vedi un po' se vuoi rispondere. Dopo un po', 15 giorni, c'è ancora quell'annuncio, hai risposto? No, fallo. Vabbè, allora a questo punto io ho risposto. Ho avuto 2 colloqui di selezione, il primo con sono arrivato, sono stato introdotto dall'ingegner Tuffarelli, che allora era il capo dei tecnici, della parte tecnica dell'Olivetti. Si apre la porta, mi trovo davanti questo grosso signore cinese, giovane cinese, con le mani così, un po' ironico, perché evidentemente si aspettava e l'ha avuta una certa meraviglia da parte mia, non mi aspettavo di trovare davanti un cinese. Dico subito che è stato il miglior capo che io abbia mai avuto, un'esperienza come quella non ho mai più avuto. Allora, il secondo colloquio l'ho fatto a Pisa, a settembre del 55, è stato 2 colloqui molto diversi. Il primo con Chu, io avevo letto l'unico libro che allora si trovava sui transistor, di un certo Scia, mi ero letto questo libro, questo fatto l'avevo messo nel mio curriculum quando ho risposto. Allora, con Chu abbiamo fatto, praticamente mi ha fatto un esame sul transistor. E, quindi un esame mezzo in italiano, mezzo in inglese, perché io i termini li avevo letti in inglese e in italiano non sapevo neanche come si dicessero. Quindi è stato questo strano colloquio. Con Roberto Olivetti invece c'era Berla, che allora era il capo di tutto il personale. È stato un colloquio da un punto di vista prevalentemente di profilo umano. Allora, il 23 ottobre del 55 io sono andato a Pisa e la sede, la primissima sede, era la cosiddetta Piazza Torricelli. Questa Piazza Torricelli era grande come metà, più o meno metà di questa saletta, però si chiamava Piazza.
e lì c'era l'Istituto di Fisica di Pisa. Perché lì? Perché il professor Tiberio dell'Università di Pisa, non so, forse professore di fisica, di matematica, forse, non lo so, aveva deciso di progettare e realizzare con dei tecnici un calcolatore elettronico. Adriano Olivetti aveva voluto partecipare anche a quel progetto, tentativo chiamiamolo, ma un tentativo che poi è andato in porto. E infatti io a Pisa avevo trovato già presenti solo Ciù, poi Cecchini, ingegner Cecchini, ma io lascio perdere i titoli accademici perché allungano, Cecchini e Sivani, che erano tutti e due di quel progetto, cioè erano già lì per realizzare questo calcolatore piuttosto ambizioso con un parallelismo 36. A questo punto via via arrivarono gli altri primi, arrivò Guaracino, che poi tutti immagino conosciate, arrivò Friedman, che probabilmente forse nemmeno, non credo che conosciate, tranne qualcuno, un canadese che veniva dalla Ferranti, e Friedman era l'unica persona che aveva una qualche esperienza in computer, sinceramente non molto profonda, era veramente l'unico. Via via arrivarono quindi i futuri, ma a distanza di quasi niente, responsabili dei cosiddetti laboratori, cioè dei comparti in cui eravamo suddivisi e di cui adesso dirò. Faccio subito notare che, siccome era stata fatta una selezione, per quanto ne so, piuttosto imponente, fatalmente eravamo tanti galli in un pollaio. Fatalmente eravamo dei giovani, il più anziano Galletti, che è del 24, del 55, aveva 31 anni. No, del 22, era del 22 e quindi aveva 33 anni. Ciù, che era del 24, ne aveva quindi 31, quindi tutti giovani, erano i più anziani. Lascio suonare il telefonino, ma forse se viene niente meglio, grazie. Quindi noi avevamo due serie di problemi davanti a noi. Uno era tipicamente di Ciù, che lo risolse in una maniera brillantissima, che è quella di mantenere l'accordo e la coesione in un gruppo di Galletti che stavolta non Remo Galletti ma tutti noi. L'altro problema era quello di aver assunto persone che di elettronica digitale sapevano zero, con, ma non so, un'eccezione di Friedman, come dicevo, con l'eccezione forse, qui non lo vedo, quindi non posso sentirlo direttamente, Guaracino veniva dalla Microlanda, che è preparata, e quindi qualcosa sugli impulsi, sia pure di frequenze molto più alte, doveva sapere. Però in realtà gli altri venivano dalla radio professionale, io dalla televisione e così via. Quindi noi veramente non sapevamo niente. Era stata una scelta, era stata, diciamo meglio, una scommessa. Noi sapevamo via via da Ciù che cosa dovevamo fare. Ciù andava a ricevere un'imbeccata da Giorgio Sacerdoti a Roma. Sacerdoti aveva fatto una tesi sui calcolatori elettronici, si era laureato da poco, da 2-3 anni, e aveva il compito di progettare l'architettura di questo calcolatore, costituito, tanto per capirci, da una memoria che doveva essere grande come, da canali di input-output, di ingresso-uscita, che dovevano essere quali, con quale capacità di scambio dati e così via. Ecco, queste specifiche, che anche un po' più di così, era Giorgio Sacerdoti che le dava a Ciù. Ciù tornava da Roma e imbeccava noi, che capivamo fino a un certo punto, perché
perché appunto non sapevamo niente, quindi non era facile la cosa. L'impostazione era di questo tipo. Questi, diciamo così, primi arrivati avevano la responsabilità di... avevano alcune responsabilità. La principale era quella di realizzare un pezzo di macchina che doveva essere il più definito possibile come confini, in modo da non dar fastidio in qualche modo a quello che interfacciava, proprio perché ci potevano essere delle difficoltà di rapporto, che non ci furono assolutamente. Poi aveva la responsabilità di, come si può dire, formare, è una parola troppo grossa ma non me ne viene un'altra in questo momento, le persone che via via gli venivano dati come collaboratori. Anche questi, i periti erano certamente più bravi di noi, perché i periti avevano fatto una scuola di elettronica, avevano imparato delle cose che noi laureati, delle cose non sapevamo. Io per esempio non avevo mai usato un trapano, e quando ho provato la prima volta a usarlo, il mio carissimo perito Caenazzo si scompisciava dalle risate, perché non lo usavo bene, insomma. Non sapevate saldare. Io non so ancora, io sono un cane, non so assolutamente saltare. Quando so che dovrò saltare qualcosa, perché ho i miei hobby, per me è una specie di condanna a morte. Avrei il piacere di avere di nuovo qualcuno che me lo fa, perché io non sono capace. Caenazzo era una persona bravissima, simpaticissima, si è poi laureato in fisica. Io dicevo che lui aveva il nonno marziano, perché le cose difficili le capiva immediatamente, quelle facili ci voleva un po' prima che ci arrivasse. Quindi eravamo divisi in laboratori. I laboratori, me lo sono segnato qui, ho preso degli appunti ovviamente, erano più o meno, per quello che io ricordo, c'era un governo centrale dove c'era Raffo e Guaracino, l'unità aritmetica era Galletti, la memoria centrale Filippazzi, che parlerà la prossima settimana, il mercoledì prossimo, il software dottor Pacelli, fiorentino, input-output principalmente nastri magnetici ed ero io, una stampante, e lì c'era Friedman con Calogero. Poi venne fuori, ma questo abbastanza dopo, con l'esigenza di convertire le bande delle Audit per l'appunto in nastri, e lì ci fu Mazzantini che lo fece. Noi avemmo da Ciù la piena responsabilità di fare le cose che ho detto, cioè riuscire a progettare con una tecnica che via via imparavamo ma che non conoscevamo. La piena responsabilità di gestire le persone che ci venivano affidate. Noi siamo arrivati, dunque io ho parlato di Piazza Torricelli, questo è andato avanti fino alla fine del 55, dal primo gennaio, sicuramente il 56, ci siamo trasferiti a Barbaricina. Magari se ho tempo dirò dopo che cos'era Barbaricina. Comunque una borgata di Pisa dall'altra parte della via Aurelia. Ecco, Ciù dimostrò una enorme capacità a tenere d'accordo le persone che erano le teste di serie, diciamo così, dei vari laboratori, in modo che invece di litigare diventassero amici. Io credo che il più grosso contributo che Ciù ha dato alla realizzazione di tutta questa avventura, che poi purtroppo, per usare il termine che ha usato l'anno scorso il compianto Pier Giorgio Perotto, fino alla sciagurata, questo è il termine, cessione, vendita alla General Electric. Ecco, la cosa più grossa che ci ha dato e che ci ha lasciato e che sentiamo tutti dentro di noi è l'amicizia l'uno per l'altro. Veramente è stata l'anno scorso una gioia incontrare questi vecchi amici. E ancora oggi, quando ci ritroviamo, io sono felicissimo di incontrare gli altri, ma sono anche certissimo che gli altri sono felici di essere di nuovo insieme. Ciù ci ha insegnato uno stile di management, questo non c'è dubbio. Ci
ci sono manager che sono costrittivi, che sono egocentrici, che sono accentratori, lui non lo era. E per quanto io ricordi, da noi queste cose non si sono mai verificate. Nessuno, nei vari lavoratori, nessuno ha gestito il suo centro, come si diceva, in questo modo. Noi divenimmo amici e divenimmo una squadra. Talmente squadra che... talmente squadra che il primo anno, pur avendo lasciato la famiglia, la casa, la città, gli amici, la ragazza, chi l'aveva, spesso al sabato e la domenica rimanevamo a Pisa per il piacere di stare tra noi e con le nostre 600 andare in giro per la Toscana. Ricordo le gite con Cecchini, con Filippazzi, con Pubini, con Luciano Nicelli, e lì, e così via. Ed è stato un periodo veramente splendido. E poi, ecco, come ho segnato qui e l'avevo detto anche l'anno scorso, mi ricordo, usavamo tra noi degli abbreviativi di cognome, per cui io ero Bor, Fubini era Fub, Nicelli era Nick, Filippazzi era Flip, che andava bene col flip-flop. Flop sarebbe stato un po' di offesa, ma Flip era carino. Infatti mi viene ancora da chiamarlo Flip. Alla sera, molto spesso, e talvolta in ufficio, studiavamo. Ciucci aveva consigliato un libro, ricordo gli autori, ma non ricordo bene il titolo, Melman Tao, Digital Techniques, credo, qualcosa di simile. E alla sera, molto spesso, ci mettevamo lì a studiare per cercare di capire, per cercare di realizzare. Perché altro è sapere che il flip-flop è il circuito di Eccles Jordan, va bene? Però poi lo devo fare, devo sapere quali, non c'erano i circuiti integrati, doveva chiunque calcolare quali resistenze, quali condensatori usare per vedere poi all'oscilloscopio a quale frequenza riuscisse a commutare e così via. Ma erano esperimenti per noi, non inventavamo proprio niente, ci chiamavamo ricerche, laboratorio di ricerche elettroniche, di vere ricerche, ne è stata fatta qualcuna, è stato preso qualche brevetto. Però non potevamo, specialmente all'inizio, fare altro che ripercorrere la strada per maneggiare una tecnica che dovevamo imparare a maneggiare, ma che all'inizio non eravamo capaci di fare. E quindi avere anche un cambiamento di mentalità. Io che venivo dalla televisione, per me si parlava di banda passante. Nel laboratorio nostro e nell'RLE si parlava di tempi di salita, è la stessa cosa, però in maniera diversa, si guardano in maniera diversa. C'è tutto un fatto che non è solo di terminologia, non è solo semantico, ma è di contenuto. Il contenuto digitale è completamente diverso da quello analogico. Far passare un segnale, chiedo scusa per questa piccola digressione tecnica, tra virgolette, cercando di ottenere che sia il meno rovinato possibile, quindi la solita sinusoide che arriva all'ingresso deve mantenersi tale dopo un certo numero di stadi, qui è tutto il contrario, se arriva una sinusoide devo immediatamente squadrarla, fare una cosa che fa così, e quindi mandare in saturazione, che era esattamente il rovescio di quello che si cercava di evitare nell'elettronica lineare. Quindi sembrava veramente una scommessa perduta in partenza, perché avevamo tanta buona volontà, eravamo dei giovani ambiziosi, con tutta probabilità che non si potesse dire questo, però non eravamo in grado di fare le cose che invece poi abbiamo realizzato. E tornerò poi su questo discorso. Tra l'altro non avevamo la più pallida idea di come fosse fatto un calcolatore. Io mi ricordo delle lezioni, non posso più chiamarle così, di Chu. Chu aveva insegnato alla Columbia University a New York, delle lezioni sui codici, perché noi non sapevamo che cosa fosse un codice che conta solo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 e così fa tutto. E mi ricordo che ce l'aveva spiegato lui. Ecco, a questo punto passo molto rapidamente alla
mia parte, le prime cose che ho fatto, ma veramente in pochissime parole. Dunque, io sono stato il primo in Olivetti, sono, se mi permettete, così un pizzico di orgoglio ce l'ho per questo fatto, sono stato il primo ad usare il transistor. Avevo solo letto questo famoso libro che ho detto, Fubini aveva fatto una tesi sui transistor e sono stato il primo a usare il transistor. Però questi transistor erano stati ordinati, erano ancora transistor al germanio PNP, poi sono arrivati quelli al silicio NPN, non erano in nessun modo intercambiabili perché le tensioni erano l'una opposta all'altra a seconda dei casi, per cui bisogna rifare tutto. Mi sono occupato di unità nastro, infatti Ciù, il primo giorno che sono arrivato a Pisa, mi disse: lei si occuperà di memorie di massa. Io dentro di me dico: che accidenti saranno queste memorie di massa? Io venivo dal progetto di televisori, non ci sono memorie, tanto meno di massa, no? E sì, mi sono occupato di nastri magnetici, però abbiamo ordinato alla Potter, che era un'azienda americana della costa est, un'unità nastro, cioè un registratore sostanzialmente, lettore registratore di quei bobinoni che si vedono talvolta in televisione. Però prima che arrivasse bisognava fare delle altre cose, quindi io mi sono occupato di un circuito di lettura di memoria a nuclei, cioè la memoria allora si faceva con dei nuclei magnetici, piccoli come la testa di un chiodino ciascuno, che dovevano essere infilati da un tipografo. Abbiamo assunto un tipografo come persona che doveva essere paziente a fare delle mansioni molto rompose, no? E abbiamo preso questo tipografo, il quale infilava, ogni nucleo doveva essere infilato in un certo modo, piuttosto complicato, da quattro fili. Ecco, solo questo uomo, che si chiamava Rossi, me lo ricordo, aveva la pazienza di fare una cosa del genere. Ecco, io avevo fatto per prima cosa il circuito di lettura della memoria, invece il RET della memoria è stato Filippazzi, il FLIP di prima. Io faccio appena un accenno alla macchina zero, sia per non tediare, sia perché è stato affidato, fortunatamente, al dottor Filippazzi, anzi al professor Filippazzi, ma per me è FLIP, il compito la prossima settimana di fare un po' una descrizione di questa cosa che abbiamo, di questo oggetto che abbiamo realizzato, cioè di ELEA. Allora, il concetto era, ma oggi lo sanno tutti, che quando bisogna trattare una grande quantità di dati, come nel caso delle banche, come nel caso dei ministeri, o nel caso di, che ne so, dell'esercito o della società telefonica, per ordinare questi dati, per statisticarli, per fare le operazioni, non basta certo la DiSum, neanche l'Audit, e ci vuole una potenza di calcolo molto maggiore, che abbia a disposizione un programma che faccia funzionare a velocità infinitamente maggiore di quanto sia capace di fare la macchina meccanica, di macinare questi dati. Ecco, io mi occupavo dei nastri magnetici. Occuparsi dei nastri magnetici è bello a dirsi, ma in realtà quando è arrivata l'unità nastro io ho guardato questo coso e beh, io sono romano, quindi lasciatemi dire e adesso che faccio? Allora, ho cominciato armato di oscilloscopio a registrare qualcosa e vedere poi dal nastro che mandarlo indietro, riportarlo in avanti e vedere che diavolo succedeva. E allora dai a progettare dei circuiti che potessero rilevare il segnale, anzi prima dei circuiti per registrare quello che si doveva registrare. Cioè, bisognava fare tutto, non esistevano i circuiti stampati, oggi si va da un negozio di elettronica, si compra un bel contatore fatto da 4 flip-flop per credo 1200 lire, 1000 lire, una cosa di questo genere, uno, perché poi uno ne compra una quantità, allora è ben diverso, il prezzo cala moltissimo. Ecco, allora invece bisognava progettare tutto, componenti discreti, valvole, ecco, valvole che per me invece furono transistor. Ricordo i miei appunti. Dunque, questo è il governo nastri magnetici, era governo unità nastro, GUN, per cui letto all'inglese io ero il gunman,
l'uomo col gun, con la pistola, no? Però lo pronunciavamo giustamente all'italiano. Questo Kun della macchina zero era l'unica parte transistorizzata. Le prime due macchine, la zero e la 1V, dove V stava per valvole, erano appunto a valvole, tutto era valvole. La mia parte era esclusivamente a transistor. Il transistor si dimostrò subito estremamente reliable, cioè scusate, affidabile, abituato ai termini inglesi, scusate. E tanto si dimostrò affidabile che dalla terza macchina in poi, con uno standard diverso da quello che ho usato io ho usato nella prima macchina, come tutti avevano fatto, la prima macchina era una macchina molto artigianale, con le piastre non stampate ma filate, cablate, cioè con il filo da qui a qui deve andarci un filo, se c'è un errore tagliamo il filo, dissalviamo, facciamo la saldatura, quella maledettissima cosa che si chiama saldatura, finché non funziona. La 1V non era artigianale, c'erano già le piastre stampate. Io ricordo quasi fotograficamente i miei 5 o 6, forse 6 piastroni che componevano il governo nastro della macchina zero. Mi si è cancellata completamente la memoria, si vede che il nastro su cui l'avevo messa non ha preso umidità. Per quanto riguarda la 1V, il gun della 1V, che era appunto di nuovo l'unica parte transistorizzata della macchina, non me lo ricordo assolutamente. L'unica cosa che ricordo è che questa 1V nel 1959, ma io ricordo nel 60, però non so, forse sbaglio, però ho un riferimento molto preciso. Mi ricordo che è stata inaugurata da Gronchi nel 60 in via Clerici, una serie di... Ecco, appunto, sono un po' sorpreso di questo 59, perché mi ricordo che eravamo allineati davanti a Gronchi e ci eravamo anche posti il problema di che cosa si dice a un Presidente della Repubblica, non si può dire piacere, è troppo banale. Allora abbiamo deciso di non dire niente, di fare un cenno con la testa, di guardarlo con uno sguardo possibilmente non idiota e basta, ecco, e quindi abbiamo fatto solo così, ognuno faceva così, eravamo d'accordo nel fare questo gesto, però non è questo il punto è che in quell'occasione siamo stati fatti dirigenti, alcuni, Galletti era già dirigente, Grossi è arrivato qui, è arrivato a Pisa, che era già dirigente, e invece Filippazzi, io, Perotto che non aveva partecipato al progetto del calcolatore, si era subito dato a macchine più piccole, poi c'era Raffo e c'era una quinta persona, forse era Friedman, non so se fosse già dirigente oppure no, ma mi ricordo che eravamo in cinque. E mi ricordo che era il 60, perché poi la mia dirigenza, ma anche quella degli altri, perché eravamo insieme, scattava dall'1-1-61, come forse l'amico Picchi saprà o andrà a scartabellare per vedere se io ho sbagliato, non lo so, può darsi. Allora, ogni nastro, così per curiosità, conteneva grosso a spanne 5 megabyte di dati, i dischi non esistevano, cioè il nastro era assolutamente fondamentale, anche oggi esiste il nastro, però ci sono anche i dischi, soprattutto i dischi, sono molto più veloci, molto più accessibili, non bisogna aspettare, mediamente mezzo giro, quindi, però non c'erano, io sono andato quando nel 66, sono andato poi a Phoenix, dove era la sede di questa maledetta General Electric, che dico di passata, io ho girato tante aziende perché ho fatto da consulente a una miriade di aziende, ma non ho mai visto un'azienda più scassata e peggio organizzata della parte elettronica civile della General Electric, poi esisteva una parte militare che io non ho mai conosciuto, ma una volta abbiamo fatto una riunione in uno stabilimento che era appena passato dal militare al civile, quindi era entrato nell'orbita noi, compreso quindi la ex divisione elettronica. Mi ricordo questo particolare perché quando siamo andati là ci hanno consegnato un badge per poter entrare. Sì, si poteva entrare, il guai è che non si poteva uscire, perché per andare al gabinetto ci voleva l'accompagnatore, perché il badge che ci avevano dato non apriva neanche la porta del gabinetto.
parentesi chiusa sulla General Electric, ho un pessimo ricordo della General Electric che purtroppo la Olivetti degli anni 70 ha pedissequamente imitato. Il mio ricordo è veramente cattivo. Allora, torniamo alla macchina zero. Questa macchina zero, se io non ricordo male, ma non credo, nell'estate del 57 avevamo cominciato, diciamo alla fine dell'inverno del 56, perché poi prima bisognava attrezzarsi, anche ricevere gli oscilloscopi, cioè era tutto da fare, non c'era niente. Avevamo un cane che si chiamava Bit, un cane lupo a Barbaricina che si chiamava Bit. Barbaricina era una villetta dove a furia di arrivare gente c'era una piccola torretta, e cioè, quel ritorno mettiamo nella torre. Tutti andavano nella torre ed erano molto, ma molto più scomodi di come sono le persone in piedi adesso qui. Nessuno non avete chiamato Byte. No, non abbiamo chiamato Byte perché non volevamo che bytasse. Perché non lo sa, Byte vuol dire morso in inglese. È scritto con la Y. Dal punto di vista informatico, no? Il bit è la quantità più piccola che è possibile di informazione, il byte è la cosiddetta parola che è di 8, di 16 o di 32 bit, che si chiama byte, che però è scritto con la I, con la Y, perché scrivendolo con la I vuol dire morso, cioè byte è morso. Allora, la macchina funzionò, strano a dirsi, funzionò. Funzionò, direi, a primo colpo, aveva caratteristiche che poi erano appunto artigianali, le mie tra virgolette unità nastro non erano artigianali, ma era artigianale il governo che le pilotava, perché appunto era tutto filato, mentre invece la macchina successiva adoperava transistor completamente diversi, al silicio, non più al germanio, adoperava la selezione dell'unità, cioè voglio lavorare su quella unità, ce n'erano 20, e così anche l'Enea 9003 aveva 20 nastri, unità nastro, poi ognuno per nastro mette il nastro che vuole, prende l'armadio e lo infila. Comunque c'erano 20 unità nastro richiamabili da programma. Forse ho perso il filo, ma non è molto importante, direi. Questi nastri magnetici a quell'epoca costituivano un grosso salto di qualità, perché permettevano a quei maledetti nastri forati delle Audit di poter essere velocemente, dopo la conversione, poter essere elaborati, statisticati. Un salto almeno pari, ma direi notevole dal punto di vista tecnico, fu l'adozione del transistor. L'adozione del transistor che non fu più solo sulle mie cose, ma la intera macchina, la 1T, e siamo nel 1958, cominciò a prendere forma questa nuova macchina. Noi nel 58 lasciammo a luglio, andando in ferie, Barbaricina, Pisa, per trasferirci a Milano, Borgo Lombardo, nei pressi di San Giuliano Milanese, nei pressi di Metanopoli. Quindi nel 58 chiudemmo a Barbaricina questa villetta dove era presa una scatola di sardine ormai e aprimo Borgo Lombardo. Borgo Lombardo c'era abbastanza spazio, ma questo abbastanza divenne sempre meno abbastanza perché a un certo punto cominciamo a edificare per ingrandire le facility. Ecco, io non voglio fare delle storie più lunghe di così come storia, perché sono passato dalla macchina zero fino a un accenno alla 1T e siamo d'accordo con Filippazzi che la prossima settimana lui parlerà di un periodo che va da questo, più o meno mi fermo io, alla vendita della General Electric. Dove mi fermo io? Purtroppo mi fermo alla morte di Chu. Chu, per quanto se ne diceva allora, ma era una voce che sembrava proprio sicura,
a 37 anni stava per diventare il direttore generale dell'Olivetti. Il 9 novembre del 61 ha avuto un incidente all'altezza 3 km prima di Santiago sull'autostrada, un'autostrada che non era ancora raddoppiata, cioè c'erano tre corsie in tutto per andare sia di qua che di là. Pioggia, una grossa Buick a cui arriva, che l'autista odiava, l'autista guidava molto volentieri la Giulietta di Chu, molto mal volentieri lo diceva la Buick di Chu. Macchinone che, come quasi tutte le auto americane, se qualcuno ha provato a guidare lo sa, non tengono la strada. Però in quegli anni lì non tenevano la strada. Io ho provato parecchie volte a Phoenix, Arizona, affittando le auto, era veramente una cosa disastrosa. Pioveva, la macchina ha piroettato, è arrivato un leoncino, un furgone, che l'ha centrato in pieno, sono morti tutti e due. E questa è stata la cassa da morto non solo di Chu, ma è stata il segnale di una transizione in peggio. Ecco, io nel buttare giù i miei appunti, che non sono finiti, purtroppo, scusatemi, ho chiamato questa chiacchierata LRE, laboratorio di elettronica, gli anni ruggenti. Ruggenti perché dalla morte di Chu in poi non ruggirono più. Ci fu un'espansione grossa, adesso qualcosa dirò, ma quella fase pionieristica, quella fase di ricerca, direi non tanto tecnologica quanto nel nostro interno, vorrei dire, ecco, finì sostanzialmente. A questo punto io ho, come vedete, avevo degli appunti e ne ho altri e cambio, ma cambio anche il registro di questa cosa, perché vorrei fare dei commenti nei non molti minuti che voglio ancora impiegare. Questi commenti sono miei, cioè è quello che io penso e quindi può essere profondamente sbagliato. E quindi io spero che abbiamo poi il tempo di chiacchierare un momento tra noi e mi direte quello che pensate voi. Ah sì, scusate. Interrompo solo un attimo, posso? No, è solo sulla questione della data. Sì. Non poteva essere il 60, per due ragioni molto semplici. Gronchi non sarebbe più stato Presidente della Repubblica. Basta, grazie. Perché hanno ovviamente la morte. No, il 27 febbraio, la sera del sabato di Casavale, e questo è del novembre del 59, ma poi c'è il discorso. Vabbè, allora, il discorso è molto semplice, ci ha fatto il dirigente un anno dopo. Allora, io vorrei spostare la chiave e porci proprio tutti una domanda. Come mai ho detto che era sembrava da tutta l'area di essere una scommessa persa in partenza? E invece riuscimmo. La domanda è come mai riuscimmo? Ecco, io ho una risposta per vita vissuta e spero che Luciano Celli sia d'accordo con me. Secondo me noi riuscimmo perché avevamo un gran capo, Chu, che non era un tecnico, era un manager. Di uomini. Era uno che sapeva, aveva il dono non solo di mettere le persone in accordo tra loro, in accordo non in lite, voglio dire non dopo una lite, ma fare in modo che andassero sempre d'accordo. Ed era una persona che sapeva leggere nell'interno del suo interlocutore e vedere le potenzialità per utilizzarle, per potenziarle al meglio. Ecco, io in questo momento sto guardando Pichi perché io penso che il dovere, lo sottolineo, di un capo e dell'ufficio del personale sia quello di cercare quali sono le potenzialità delle persone e svilupparle, piuttosto che non dare, perché anche questo è successo, non dare a una persona a quale si è affidato un compito, non dargli la piena capacità di lavorare. Torno tra un attimo su questo. Ecco, secondo me noi riuscimmo perché avevamo un obiettivo e a questo obiettivo abbiamo creduto. Gli obiettivi devono essere una cosa
difficile, bisogna arrampicarsi con fatica, però una fatica che si sa compiere. Se mi promettono la luna io non ci credo, quello per me non è un obiettivo, resto seduto. Se mi dicono fai una scalata di sesto grado e alla fine ti do un premio meraviglioso, io resto ancora seduto perché quella scalata non la so fare, non ci provo neanche. Non vengo motivato, vengo demotivato. Ecco, Ciù ci aveva motivato. Eravamo tutti con morale alle stelle. E questa è una cosa splendida. Io ho sentito l'anno scorso, non so se te lo ricordi, Luciano, Galantini, che è un uomo con i capelli bianchi come li ho io, con un lungo ciuffo, non so come si chiama, come adesso si usa, io me lo ricordo come un ragazzino di 16 anni, una cosa del genere, a Pisa, era un operaio. L'anno scorso ha voluto fare un intervento e nell'intervento ha detto è stato il periodo più bello della mia vita. Attenzione, era un operaio, lui non aveva la responsabilità di realizzare una cosa che non c'era, aveva la responsabilità di fare le saldature, di limare qualcosa, di bucare qualcos'altro. È stato il periodo più bello della sua vita. Vuol dire che la nostra squadra era una squadra così squadra, non di quelle che mette insieme trattoni, che funzionava veramente, in un certo senso vorrei dire funziona ancora, perché quando ci ritroviamo siamo contenti di andare. Quindi noi secondo me riuscimmo perché avevamo un obiettivo chiaro, un obiettivo che sentivamo mostruosamente difficile ma raggiungibile, e l'abbiamo raggiunto e abbiamo realizzato il primo calcolatore elettronico italiano. Siamo contenti di questo fatto. Nell'invito c'è scritto che l'abbiamo realizzato prima dell'IBM. Io direi che questo, per quanto ne so, non mi pare proprio che sia vero. Il nostro punto di riferimento era proprio l'IBM, che aveva i suoi calcolatori. E ripeto, l'ELEA si confrontava con la, che io ricordi, con il 1401 IBM. Ecco, l'obiettivo secondo me è un fatto fondamentale. Io ho preso l'abitudine, adesso faccio solo il pensionato, ma per partecipare a delle riunioni chiedo sempre qual è l'obiettivo, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo uscire da qui, perché se non so quello non mi muovo, non faccio nulla, non so che cosa serve. Allora, a questo punto, pochissime parole sul dopo, non il dopo Ciù ancora, che era ancora vivo, ma sul dopo primi calcolatori. Di nuovo io faccio un piccolo accenno alla mia esperienza, e credo che altri abbiano avuto esperienze non uguali ma molto simili. La cosa che voglio dire è che ci espandemmo moltissimo. Io ho scritto qui, nei miei appunti, esperienze esclusivamente personali, due macchine a nastro, guarda caso, di monitoraggio della centrale nucleare di Latina. Erano macchine molto particolari che dovevano lavorare con la precisione di uno su mille, con la certezza che funzionassero, perché dovevano monitorare i transitori del reattore nucleare. Se cambiava qualcosa, succedeva qualcosa, bisognava che fosse registrato. Erano due diversi tra loro, uno doveva monitorare a lungo termine, l'altro a brevissimo termine, i transienti voluti e non voluti. Governo Nastri per Gamma 3, che era una macchina Bull. Studi sull'affidabilità delle macchine, me l'è stato dato un ingegnere col pernocchio della matematica, Dolazza, che non ho mai più visto, che si occupò con me dell'affidabilità. Poi il progetto, ecco, questa è una cosa che mi era molto piaciuta, calcolatori di processo industriale. Ecco, tentammo anche di entrare nel campo dei processi industriali. Lo diede a me Ciù, non so perché, ma delle cose strane. La mina. Me le davo. Com'è? Si chiama la mina. No, è una cosa che non abbiamo poi mai realizzato. Significava mettere in studio un processo chimico, per esempio. E allora studiare le caratteristiche di questo processo, modellizzare, simularlo con un software particolare su un calcolatore, in modo che il calcolatore decidesse quali erano i punti critici, quali erano le tolleranze, eccetera. In base a questo, un altro calcolatore di processo, quindi con alta affidabilità, con circuiti completamente diversi, analogici molto spesso, doveva controllare in senso inglese, cioè non monitorare, ma
tenere il controllo, il volante, il freno e l'acceleratore del processo. Non l'abbiamo realizzato perché io ho collaborato con una persona che ricordo molto volentieri, ingegner Bianchi, che non ho mai visto, che non ho mai più rivisto, che era della divisione commerciale. Lui, studiando il problema, ecco, ci arrivammo insieme alla decisione che la responsabilità legale era, dava adito a molti dubbi, insomma, ci potevano, forse, eravamo alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, prima che morisse giù comunque, eravamo sul bagnasciuga delle responsabilità, quindi poteva essere molto pericoloso, abbiamo deciso di non farlo, insomma. Però ero andato abbastanza avanti in questi studi, avevo fatto dei moduli, avevo concepito questa cosa come un calcolatore modulare in modo da usare gli stessi moduli qualunque fosse il processo. Prego. Non ho capito la pericolosità, il rischio. Beh, se non funzionava l'impianto chimico per colpa del calcolatore. Che lo dette se non è già. Ecco. Poi un mucchio di macchine di collaudo delle unità nastro, perché io lavoravo su unità nastro, intanto me ne arrivava una diversa dalle Ampex, che avevano dei grossi problemi, molto grossi, che le abbiamo poi usate, me ne arrivava una e io dovevo vedere di utilizzarla in modo che, da sapere che non ci avrebbe dato fastidio. Purtroppo ci davano sempre fastidio le Ampex anche, e le altre che provavo forse erano ancora peggio. Ecco, allora a questo punto la domanda è: qual è il giudizio che si può dare, che io do personale, può essere non accettabile. Il giudizio di questa avventura è una cosa fatta così a 47 anni di distanza dall'inizio, a 41 anni di distanza dalla morte giù, fatta come sempre capita di luci e di ombre. A me pare che le luci consistano soprattutto nella selezione delle persone che poi alla fine sono riuscite, come ho detto più volte, ma lo sento dentro, sono riuscite ad andare d'accordo, molto. Il successo è stato, le luci sono state il successo, cioè siamo riusciti, abbiamo fatto il computer e funzionava, forse avevano avuto dei problemi e funzionavano, però c'erano delle ombre. Una era probabilmente indispensabile, ma diciamola subito, noi eravamo 50 persone grosso modo quando siamo venuti fuori via da Pisa, eravamo 400 quando siamo andati a Pregnana, 1960. Fine 62 deve essere, sì. Sì, sì, perché io il mio metronomo funziona con una figlia che era nata da pochi mesi, che non era quella che ho qui, perché qui nel pubblico ho anche una figlia che temo moltissimo, come con me. Dunque, la prima figlia era nata da pochi mesi, quindi una crescita molto violenta, perché poi tre anni dopo, nel 64, quando felicemente la Olivetti ha deciso che l'elettronica era una tecnologia senza futuro, mentre invece la meccanica ne aveva di abbondante futuro, ecco, quando siamo stati venduti eravamo circa 2000, ma il 2000 non era il laboratorio di ricerca elettronica, il 2000 era tutto il grosso sforzo commerciale per vendere queste cose che non erano di summa, che non erano audit, ma che erano degli oggetti completamente diversi, e quindi si è dovuto fare una grossa opera di formazione dei venditori, si è dovuto fare una grossa opera di formazione dei manutentori di queste macchine. Ogni macchina che veniva venduta con un omino attaccato, che all'inizio si portava dietro una piccola corte di altri omini e poi rimaneva da solo e veniva più o meno ceduto, regalato al cliente, non so. Ecco, tra le ombre metterei un troppo scarso rilievo al software. C'erano tanti gruppi, laboratori, ho detto, di hardware, ce n'era uno solo di software, molto striminzito, diciamo pure, le nostre macchine si programmavano in linguaggio macchina, insomma, completamente dimenticando che esistevano già dei computer. Abbiamo tentato, questo anche per certe parti di hardware era vero, abbiamo cercato di inventare il cavallo, sinceramente, perché io per primo, il mio standard di nastri magnetici
siccome doveva andare un po' più veloce di quello dell'IBM, era completamente diverso. Il risultato era che se si andava con una pizza di nastro mio da un cliente che usava un computer IBM, non si capivano, ci voleva o l'uso di un nastro standard comune che esisteva, oppure una trascodificazione. Un neo che secondo me è stato molto grosso è stata la totale mancanza di formazione manageriale. Mi ricordo Raffo, che purtroppo non c'è più, che una volta mi disse: io ho l'impressione che la politica dell'Olivetti sia quella di lanciare dei missili, saremmo stati noi, lanciare dei missili verso l'alto, chi è bravo va in orbita e ci resta, chi non è sufficientemente bravo o non va neanche in orbita, oppure non ci resta, comunque quando cade, crolla, si fa a pezzi, pazienza. Ecco, questo secondo me è assolutamente criminale, perché se uno prende della gente e si fida di quella gente e gli dà degli incarichi, deve metterlo in condizione di operare, e non deve metterlo in condizione solo di operare tecnicamente, ma anche da un punto di vista di gestione delle persone, dei problemi delle persone, dei rapporti con e tra le persone. Nessuno di noi, che io sappia, che io ricordi, ha mai fatto mezza giornata di seminario, no? Corsi io detesto, perché mi sono occupato tanto di formazione, detesto i corsi, però entro i 3 giorni ci credo, fino a un corso di 3 giorni ci credo, dopo comincia a puzzare, insomma. Quando poi diventa di mesi non ne parliamo. Questo certamente era uno dei problemi. Il problema che cito per ultimo, che forse era il più grosso di tutti, è che l'Iglesia è stata sempre contraria. Giustamente, tra virgolette, contraria, perché noi proponevamo una tecnologia che andava a soppiantare, a sostituirsi, a far fuori quella che era conosciuta qui e che tanto successo, giusto successo, aveva avuto sul mercato mondiale. E noi dicevamo no, noi arriviamo con una cosa completamente diversa. In particolare poi questo l'ha fatto Pier Giorgio Perotto. Pier Giorgio Perotto era un genio con tutta probabilità. Noi non eravamo geni, però siamo riusciti e credo che siamo tutti contenti di averlo fatto, anche se purtroppo questa avventura non è finita bene. L'ultima cosa che voglio dire, e chiudo, è una domanda provocatoria, che credo che tutti noi del gruppo ci siamo posti 1000 volte. Che sarebbe successo se Ciu non fosse morto? Beh, chiaramente nessuno lo sa, la sfera di cristallo non c'è nessuno, e quindi è difficile da dirsi. Però, ecco, noi abbiamo, come dicevo prima, commesso, noi, no? Questo Ciu, ecco, e Ivrea hanno commesso l'errore di non darci quella certa formazione, di non approfondire sufficientemente il discorso software, di non accettare standard internazionali, ma di inventarci il cavallo, come dicevo prima, eccetera, eccetera. Certi errori ci sono stati. Quindi avevamo Ivrea contro, e qui, ecco, è stato già citato, ma lo leggo perché è questa cosa che è arrivata via internet, interventi su Pier Giorgio Perotto di Claudia Bongiardina. Qui Pier Giorgio, intervistato, credo, da Bongiardina, è lui che parla e dice: ricordo una frase di Valletta in un consiglio di amministrazione: la società di Ivrea è strutturalmente solida, potrà superare senza grosse difficoltà un momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare, d'essersi inserita nel settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che nessuna azienda italiana può permettersi. Ecco, quindi, che sarebbe successo se Ciu non fosse morto? Secondo me non sarebbe successo delle cose molto diverse. Intanto fu fatto quello che poi si è rivelato un grosso errore e che noi immediatamente ritenemmo un errore: l'acquisto della Underwood. Mi ricordo Ciu ci convocò un giorno nel suo ufficio e ci annunciò con grande felicità negli occhi questo fatto. E poi guardando noi dice: ma non siete contenti? Possibile? L'Olivetti si espande in tutto il mondo, voi non siete contenti? E uno di noi rispose: non siamo contenti perché il denaro che poteva venire a noi andrà di là. E si è rivelato un pozzo senza fondo questa cosa. Quindi avremmo potuto fare meno errori, questo è certo, però è abbastanza chiaro a me perlomeno che
non credo che avremmo avuto vita lunga. L'unico dubbio è che, siccome Chu stava per diventare direttore generale, con Chu direttore generale probabilmente Olivetti avrebbe messo da parte il futuro della meccanica e avrebbe adottato tutta intera, come poi adottò, ma molto dopo, l'elettronica. Io mi ero segnato qui delle cose carine da dire che non dirò perché non c'è più tempo e sennò poi le domande non si fanno. Voglio solo dire che a Pisa si vociferava che noi non si sapeva chi fossimo, cosa che non capisco perché alcuni operai erano pisani, però era un ambiente talmente chiuso che neanche tra loro si parlavano, devo immaginare. Chiedo scusa a te che sei toscano, ma non sei pisano, scusate. Dunque, perché dicevano che noi facevamo la bomba atomica. E poi, ecco, dico solo questo, tra le cose che mi ha segnato e che ho detto l'anno scorso, perché è carina. Noi avevamo ognuno, quasi tutti avevamo la 600, tranne Galletti che aveva il 1100, mi ricordo. Quando scendevamo dalle nostre 600, queste avevano tutte le targhe di questo mondo, cioè no, dell'Italia, perché venivano da Torino, da Milano, da Roma, io venivo attaccata a Roma, da Napoli, da Palermo e così via, da Bologna, eccetera. E allora qualcuno ci chiedeva, ma voi chi siete? Ecco, e la risposta più bella era, noi siamo amici. Più che dire facciamo la bomba atomica, no, non facciamo la bomba atomica, stiamo facendo un'altra cosa. Io terminerei qua. Avrei piacere di avere delle domande e avrei anche piacere, se fosse possibile, di avere delle, lasciatemi chiamare così, testimonianze. Cioè, se qualcuno fosse in grado di raccontare in due parole, due perché sono le 7:18, che cosa si diceva a Ivrea di noi, perché Ivrea non doveva sapere niente, o quasi niente, e quindi anche qui immagino che si vociferassero le cose più folli. Ci avranno mandato al diavolo chissà quante volte, non lo so, come noi abbiamo fatto con la Underwood, forse Ivrea è andato a... Ecco, comunque se avete delle domande io chiudo qui e vi ringrazio per la cortese attenzione. Accenda solo un attimo che vedo il microfono, prego. Perché sennò non... Credo che sia l'ambiente abbastanza... Non avevo problema. No, il registratore. Stiamo registrando. Tutti sentono la macchina, non sento. Daglielo così, Enrico, daglielo così. Lo tenga vicino. Dicevo che io ho corso il rischio, o forse questo rischio l'ha corso la visione elettronica, di essere uno dei primi commerciali della medesima. Cito questa esperienza, questo episodio, perché secondo me è un po' emblematico dell'approccio un po' pasticcione con cui l'azienda si mosse su questa avventura. Voi siete stati un gruppo felice, ce l'hai raccontato, e selezionato col tradizionale criterio con cui la Olivetti ha sempre selezionato i suoi quadri, puntando alla genialità presunta e in questi casi anche ben individuata, più che alla competenza specifica. Ma quando l'azienda si è trovata finalmente questo prodotto miracoloso che era l'Elea da piazzare sul mercato, per piazzarla sul mercato non è che ha messo in piedi un team di competenti di te. Ha preso i laureati che aveva in casa, e io ero uno di quelli, assunti con le famose terre misteriose che tu dicevi, cioè un tecnico, un umanista e un economista, no? Li assumeva a 3x3 per equilibrare un po', diciamo, le componenti culturali nell'ambito dell'azienda. Quelli di provenienza, diciamo, economico-giuridica come me venivano mandati a fare un training nel settore commerciale. Io avevo finito il mio training, vengo chiamato un giorno a Milano e introdotto in una stanza dove c'erano Galassi e Pirlo.
i quali stavano costituendo l'organico della, del settore commerciale della divisione elettronica, che non c'era. E io ricordo di essermi difeso per un intero pomeriggio, contando anche delle balle, perché Pio voleva a tutti i costi che dicessi che è vero che io avevo fatto il classico, però andavo bene in matematica. E io direi che invece era una bestia, non era vero, ma avendo capito che si mormorava qualche cosa, no? Quale poteva essere l'approdo di questa chiacchierata, cercai in tutti i modi, unico di tutto il gruppo che era a Roma in treni, riuscii a scamparla. Quindi tornai a Roma con un incerto destino e gli altri incominciarono quell'avventura forsennata che fu fatta di notti insonni, corsi di 20 ore al giorno, no? Perché due mesi dopo erano alla Marzotto dove dovevano far funzionare il calcolatore. Allora c'erano colleghi laureati in filosofia, gente brillante, ecco, che si dovette improvvisare per un mestiere che non era il suo. Allora io ne trarrei una lezioncina, ed è che poi forse saranno anche stati immessi nella divisione elettronica personaggi con formazioni più specifiche, sicuramente. Però questo esordio è un po' emblematico di un vizio che anche per il mestiere che io ho fatto riconosco un po' nella storia dell'azienda. In certi momenti questo privilegiare il genio rispetto alla competenza può anche aver dato dei risultati brillanti, ma in altri casi ha prodotto sicuramente anche dei disastri. E probabilmente, ecco, in quei primi esordi difficili su un mercato ignoto, con un prodotto difficile e così via, l'aver mandato una banda di volenterosi laureati in lettere a presentare il calcolatore ai clienti forse non è stata l'operazione più brillante. Grazie. Vediamo se ci sono interventi, domande. Io vorrei dire proprio, il problema era proprio quello del software, o meglio, allora non si chiamava software, si chiamava i programmi da preparare per i calcolatori. Le persone che sono state da Marzotto non era per convincere Marzotto a comprarlo, non erano in realtà dei commerciali, erano delle persone che dovevano mettersi lì a dire come si fa le fatture, allora vediamo istruzione per istruzione, quella funzione, gli indirizzi e tutte queste cose, e dovevano mettersi lì a fare il programma, cosa che ha richiesto un sacco di tempo, anche perché poi ciascuno faceva il proprio programma, non si è fatto nulla, almeno per tutte le realtà di standard, e quindi è mancato il progetto del software da questo punto di vista. Poi una precisazione, sulla zero non c'erano ben più canastri, sulla zero non c'erano ben più canastri. Ne aveva 10, da 0, il Kuhn ne pilotava 20, perché avevi studiato tu da 20, però ce n'erano 10, le Potter. Io ci ho lavorato alcuni anni. Io ho fatto parte del gruppo di programmatori del Dottor Pacelli, ma vorrei un fatto. E purtroppo devo dire che l'esperienza non è stata così felice come la vostra, è stata molto frustrante. Perché abbiamo lavorato due anni in circa 40 persone senza tirar fuori nulla, nulla di nulla. Questo per venire un po' dietro a quello che dicevo. Grazie, testimonianza triste. Triste. Io poi sono venuto in Grecia, allora tutto un altro discorso. Però certo. Là... Secondo me la cosa che funzionava di meno era il fatto che le persone venivano continuate a essere impegnate sui volumi di quello che facevano, non sulla qualità di quello che veniva fuori. Prego, sentiamo. Lei ha citato che allora avevate i 600, andate indietro i 600. Avevo voluto sapere cosa. Tranne per Giorgio. Pier Giorgio guidava una Giulietta T con molta verve, diciamo così. Una Giulietta T blu, se non ricordo male. No, volevo sapere che cosa costava loro 600 e che cosa costava loro.
miliardo circa. Ma rispetto alla 600 costava 600 e 8 mila lire, era 1000 lire a centimetro cubo, perché il 1100 costava un milione. Io volevo soltanto raccontare una mia storia, nel senso di storie che io ho sentito raccontare, perché io sono il nipote di Dino Olivetti. Allora io volevo soltanto dire quello che io penso, quello che io ho recepito del collegamento tra Louis Kennan e Pisa, nel senso che quello che mi ha raccontato fino a ieri mia nonna era che Dino Olivetti aveva quest'idea di fare le ricerche nell'elettronica e aveva assunto Michael Canepa proprio per iniziare questo laboratorio di ricerca nell'elettronica, nonostante il fratello non fosse d'accordo. E Michael Canepa è stato assunto nel 49, al dicembre del 49. Se è vivo, dov'è? È vivo, è in America, mi ha scritto l'altro giorno. Lui era stato assunto proprio per fare questo gruppo di lavoro. Poi non è successo nei tempi che gli erano stati detti, nel senso che sono sì state assunte delle persone, ma non quelle 15 persone, 20 persone che gli aveva promesso mio nonno all'inizio, proprio perché Adriano aveva detto che non era ancora il momento. E infatti diventa poi ufficiale la cosa nel 52, grazie ad Adriano, che allora in quel momento ha detto boh, iniziamo la ricerca nell'elettronica. Poi io suppongo che il motivo che fosse stato portato tutto a Pisa e che l'esperienza in parte americana sia stata fermata è perché non stavano arrivando a niente. Avevano prodotto tantissimo. Hanno fatto alla fine un calcolatore. Sì, però da quanto ho capito io lavoravano soprattutto per altre aziende nella ricerca dell'elettronica. Nel 55, quando è stato deciso di portare a Pisa, è stato portato da Michael Canepa, come mi dice lei, Mario Ciu, perché non si sa esattamente chi ha conosciuto Mario Ciu, da chi arriva, perché altre mie storie era Roberto, altre mie storie era Dino. Era Roberto al quale era stato presentato Ciu da Mike Canepa. Esatto, ma Mike Canepa era un grande amico del nonno e quindi penso che lì riuscire a capitolare chi era che aveva individuato in America questo professorino geniale, ma era un po' più difficile. E poi dopo anche il primo calcolatore, prima Elea, la prima della presentazione, avete anche usato un pezzo del laboratorio di New Canaan, che era il tamburo rotante. E ho chiesto adesso conferma a Guaracino, perché lui sembra sì, molto dopo. Però erano dei pezzi che... Se mi permette, volevo raccontare un episodio bellissimo secondo me che riguarda suo nonno. La prima volta che sono andato negli Stati Uniti nel 62, avevo una sciatica da morire, andavo in giro col bastone. Suo nonno mi portava la valigia, andavamo fuori dall'aeroporto. Lo ricordo, veramente era una cosa molto bella, commovente. Tu era laureato in fisica o in ingegneria? Ingegneria, quello che so. Ingegneria, ma in America comunque. Lui ha studiato a Roma fino al 1943. In piena guerra, con passaporto cinese, è andato in America. Il signore antenne. C'è qualcun altro? Faccio purtroppo. No, è un intervento un po' scherzoso. A me è capitato parecchie volte di intervistare delle persone in relazione alla vita di Adriano Olivetti e poi di arrivare alla conclusione che in realtà Adriano Olivetti non era esistito, perché erano esistite solo queste persone, nel senso che ad esempio uno parlava con un commerciale importante e questo diceva Adriano non capiva niente di rete commerciale, per fortuna ha incontrato me. Poi parlavo con un importante architetto, questo architetto diceva Adriano Olivetti non capiva nulla di architettura, per fortuna ci sono stato io. E loro hanno dedotto che Adriano Olivetti non era mai esistito per resistere a queste persone. La vicenda della presentazione di Mario Ciu ad Adriano Olivetti assomiglia a questa,
non nel senso che dicevo adesso. Qui ci sono testimonianze divergenti e contrastanti. Ad esempio, cito uno, Guglielmo Negri, che ha nulla a che vedere con la storia imprenditoriale Olivetti, ma un po' con parecchio, diciamo, con il movimento comunità e in particolare con il centro culturale di comunità di Porta, il centro culturale comunitario di Porta Pinciana a Roma, lo ha anche scritto nel suo libro Testimone di un secolo, in cui dice che è stato lui a presentare Ciù a Roberto Olivetti, perché Ciù, essendo nato a Roma, avendo studiato a Roma, loro avevano anche fatto un pezzo di liceo insieme. Quindi risulta uno di quei misteri che credo nessuna testimonianza potrà risolvere, perché l'unico a potercelo dire sarebbe stato l'ingegnere Ciù, non essendoci più ormai da 41 anni, voglio dire, a un certo punto si sono incontrati. Ci sono altri interventi? Volevo chiedere, io ho un ricordo, una persona che non ha citato è Schreiner. Volevo capire che ruolo aveva, perché mi ha accompagnato al corso di Linares. No, allora, è molto semplice, posso sbagliare le date, ma comunque Schreiner lavorava quando era nell'RRE, perché poi si è occupato di formazione appunto, lavorava con Friedman. Io non ho citato tutti. Ho citato soprattutto coloro che avevano responsabilità del laboratorio più qualcun altro, e Schreiner era una carissima persona, credo che sia morto. Ecco, e, lavorava con Friedman, non ricordo a fare che cosa, ma... Stampante che è andata da zero, una stampante a transistor che è andata al centro di zero. Okay. Mi spiace, sì, comunque, sì, no, avevo questo nome. Manina alzata di qualcuno? Ancora? Prego. A proposito della vostra attitudine spiccata per inventare il cavallo, questo è vero anche per la memoria nuclei, sebbene Jay Forrester, che ha inventato la memoria nuclei... Non abbiamo mai pensato di inventare una memoria nuclei, c'era un grosso articolo su Proceedings of Radio Engineers, esatto, di... Rachman, una cosa del genere, mi ricordo un nome molto simile, se non era Rachman, che spiegava come doveva essere fatta una memoria nuclei. Quindi, io ho brevettato però una memoria nuclei sul GUN, perché era una strana memoria dove c'erano due indirizzi contemporanei diversi tra loro. Complimenti. Quindi almeno in questo caso avete usato una tecnologia già, non fosse consolidata ma disponibile sul... No, ma le tecnologie io credo che non le abbiamo mai immaginato di inventarcele. Era forse un po' più l'uso e soprattutto la standardizzazione, certo. In particolare quella del software per l'appunto. Ecco, sul software, vabbè, c'è una aneddotica ma anche una memorialistica numerosa, abbondante, che testimonia quello che lei ha definito uno dei punti negativi sostanzialmente, cioè la sottovalutazione e anche da uno degli interventi la inconcludenza di 2 anni di lavoro, e questo è senz'altro, questo non lo sapevo, senz'altro condivisibile. A questo una domanda specifica, non sull'EREA 9000 ma sull'EREA 6000. Il gruppo di Pacelli aveva sviluppato un compilatore Pardo, esattamente. Però l'EREA 6000, che era una macchina destinata al mercato degli utenti scientifici, era diffusa soprattutto nelle università e si era costituita l'associazione utenti EREA 6000, sull'esempio delle tante associazioni di Colguide e dell'IBM, i quali a un certo punto hanno reclamato a gran voce la disponibilità di un compilatore Fortran per poter utilizzare i programmi che erano, Fortran era diventato immediatamente lo standard degli utenti scientifici. E la Marisa Commissario tirò fuori, che l'aveva preparato di nascosto, un compilatore Fortran a 3 passate, così detto, lo tirò fuori dal cassetto, e quello fu forse la prima scintilla dell'emergere di Marisa Belisario come personaggio rilevante all'interno di questa storia. E se qualcuno può confermare questo aneddoto, che mi sembra rilevante. Ottavio, tu sai qualcosa? Ti ricordi? No, l'aneddoto non lo conosco, però è molto verosimile, perché penso che nel gruppo di Pacelli si tendesse a partire da una filosofia generale e mettere appunto delle cose
diciamo, che fossero così, più universalmente utilizzati. E quindi se il Fortran che fu usato in quel caso era fatto generalmente con più passate di un package base, è probabile che sia stata proprio questa la situazione sostanzialmente. Quindi non conosco l'aneddoto, ma lo ritengo verosimile. Ego? Martinoli. La mia esperienza parte dal 59. Voglio fare questo intervento perché ho sentito parlare della dottoressa Belisario e io la dottoressa Belisario l'ho conosciuta a fine del 61 seguendo il primo corso ELEA a Milano. Ma la mia esperienza è che venivo dai cosiddetti quadristi, pannellisti, programmatori dei calcolatori Boole, no? Gamma e T, e il primo approccio alla serie ELEA è stato sull'ELEA 0, l'ELEA 0 perché come programmatore dei calcolatori Boole ho seguito, diciamo in collaborazione con il caro ingegner Guiglieno, tutta la gestione integrata, magazzini, approvvigionamenti dei materiali e con l'aiuto del dottor Girard nella primavera del 61 sull'ELEA 0 abbiamo programmato, e non ho programmato io ma ho programmato un altro collega di Carlo che era intervenuto prima. Perché non conoscevo ancora il codice di programmazione, codice macchina. E in pratica il programma di ricerca operativa era una simulazione in base a tutta la storia dei consumi di questi materiali, oltre a una classificazione. Volevo ritornare a quanto si diceva prima dei bassi investimenti sul software, forse questo all'inizio, ma attorno al gruppo della dottoressa Belisario, e dovrebbe qualcuno che ha vissuto tutto il periodo, e ce ne sono ancora, il dottor Spagnuolo, eccetera, si sono fatti molti investimenti sul software. E non dimentichiamo che se nel 61 ogni programmatore, come si ricordava prima, caricava il suo programma dopo averlo codificato dalla prima posizione di deposito fino all'ultima istruzione di programma e averlo perforato sul famoso muletto, una telescrivente adottata appositamente, se lo caricava all'indirizzo che lui decideva di caricare sulla prima strip di banda, metteva l'indirizzo di caricamento e l'indirizzo che il programmatore, dopo averlo caricato, doveva saltare sulla prima istruzione del programma. Ma già nel 63, a Ivrea, il gruppo coordinato dal dottor Bessi, è stato realizzato il primo programma come sistema operativo. Quelle 20 unità nastro, le due ultime, noi le utilizzavamo per il riposizionamento, perché, detto per inciso, e poi termino perché sarebbe molto utile approfondire anche questi aspetti, perché sono stati poi utilizzati per lo sviluppo successivo, no? La gestione dei magazzini materiali a fine mese portava via quattro giorni di elaborazione, no? E senza il programma di riposizionamento capitava spesso, visto l'effetto delle unità nastro che lei ricordava, no? Che saltuariamente dovevamo appoggiare un ditino per far leggere il blocco perché altrimenti non si superava il punto, no?
si riusciva in 4 giorni ad arrivare al termine della gestione di questi quanti. Io inviterei a prendere contatti col dottor Bessi, il dottor Spagnuolo e altri che erano presenti a Milano. Come? Dottor Pozzo. Pozzo, che era il responsabile dell'Elea Zero, per vedere tutti assieme, no? Capire quanto è stato fatto, no? In quel periodo, che poi è cessato, ma è cessato proprio per la mancanza dell'Elea. Quello è cessato, la grazie. Produzione. A riguardo di questi aspetti ci sono nel libro che forse lei non ha citato della dottoressa Belisario, che parla diffusamente di questo. La dottoressa Belisario illustra un periodo che la riguarda chiaramente, no, della voce e di questo problema che qua diffusamente racconta chiaramente. Volevo chiedere a Borgo Lombardo c'era un museo di progetto, io ho conosciuto perché sono stato per qualche settimana lì in attesa proprio di sincronizzarmi a un corso di Linate, che faceva filmati elettronici per macchine a controllo, non so se si chiamavano io poi non so che era fatto, abbiamo visto perché... sabato scorso domenica cos'era, insomma una settimana fa era qui a Ivrea. Quella è un'attività che non è passata alla OGE. No. Alla OGE. No, 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 no. Quindi è rimasta sempre quindi nel 64 quando è stato è passato uno dei gruppi che è rimasto con l'Olivetti. Sì, certo. Perché avevo perso... Sì, sono poi passata a San Bernardo. San Bernardo. Sì, sì. Era qui a Ivrea. Ma lui già quando si è formata la Zina Elettronica non ha fatto parte di parte di quella della Zina Elettronica, ma è andato subito allo Zina. No, nel 61, no, nel 61 era Borgo Lombardo. No, no, prima, ma dopo, nel 64 è passato a Ivrea. Ci sono altri interventi? Altrimenti chiudiamo perché abbiamo assicurato. Grazie. Vi ringrazio molto. Vi chiederei il piacere di prendere questo tablet e di ridarci possibilmente la scheda riempita, grazie. Thank you.
Grazie.